La posa del monumento sarà la prima tappa della rivolta fiscale promossa dal movimento Veneto Stato. In Italia, spiega Lodovico Pizzati, promotore della manifestazione, abbiamo la pressione fiscale più alta del mondo, senza parlare delle differenze fra regione e regione. Se nel Veneto si evade per il 20%, in regioni come la Calabria si arriva al 90%. Sabato dunque il monumento agli imprenditori incatenati dalle tasse. È il monumento all'imprenditore e sarà un monumento incatenato dalle catene della burocrazia, dalle catene della tassazione, la tassazione più alta al mondo, e da delle pugnalate, delle frecce sulle spalle che rappresentano quanto questa classe imprenditoriale viene denigrata dai media italiani. Industriale, prosegue Pizzati, non equivale ad evasore e né Vicenza né il settore della concia, nonostante le recenti vicende giudiziarie, possono definirsi capitali dell'evasione. Secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, il Veneto ha una delle percentuali di evasione più basse d'Italia. In Veneto l'evasione è del 20%, mentre in Italia l'evasione è del 30%. La statua dell'imprenditore incatenato verrà portata in processione partendo alle 17.30 da Piazzale Pellizzari, attraverso via Quattro Martiri e Corso Mazzini, fino ad arrivare davanti al Duomo. Sono attese almeno 500 persone e molte troupe televisive.